Quali sono i tipi di uomo stronzi, diciamo così? Perché quelli validi, va bene, quelli validi ci sono diverse tipologie, tra virgolette, di stronzi, uomini che non dovresti prendere in considerazione. C'è quelli, diciamo, lo stronzo basic, quello che mostra da subito il fatto che è stronzo, tra virgolette. È quello che te lo dice subito, no? Che da subito. Questo è lo stronzo più facilmente identificabile. È quello che, ad esempio, utilizza, diciamo, che utilizza dei comportamenti, adotta da subito dei comportamenti privi di ogni forma di rispetto. Ad esempio, ti denigra, ti squalifica. Ti tratta male, ti tratta con freddezza, ti dà indifferenza, ti chiama unicamente quando vuole svuotarsi, solo per svuotarsi e tassativamente si vuole svuotare al parcheggio del cimitero. Non è che ti invita in un bel posto, dice almeno si vuole svuotare, diciamo, in un bel posto. No, si vuole svuotare al parcheggio del cimitero. Ecco, questo è, come dire, lo stronzo base, il basic. Ora, queste, ci sono donne purtroppo che si innamorano anche istantaneamente, quasi, proprio di persone che non gli danno assolutamente nulla. Questa è la cosa fondamentale. Oppure quello che sparisce come nebbia al sole, no? Che una volta che ti ha portato a letto, sparisce e se ne va. Ma a letto, non a letto, ti ha portato al parcheggio del cimitero, a farlo sul cofano della macchina oppure sul sedile posteriore dell'auto, o insomma, o anzi, addirittura c'è quello ancora peggio che ti porta al parcheggio del cimitero, ma non fa neanche niente, come dire, non ti dà neanche piacere, ma si fa fare, ad esempio, un lavoretto, si fa fare un lavoretto, arrivederci, grazie, e tutto finisce lì. Quindi questo è il basic, no? E lo dimostra palesemente, non nasconde niente. Quindi se tu caschi con una persona del genere, beh, bisogna essere proprio fesse, no? Come dire, perché questo non ha neanche cercato di mimetizzarsi. Eppure ci sono donne che si innamorano perché magari lo vedono bello, perché magari lo vedono affascinante. Certo che uno che si comporta così non è, diciamo, il mostro di Loch Ness. Normalmente sono tipi che possono piacere, tipi un po' belli e dannati, tipi palesemente libertini, ma che lo dicono anche direttamente che sono libertini. Ma ad esempio, se andate a vedere il film Le relazioni pericolose, che vi invito ad andare a vedere, il visconte di Valmont, noto seduttore, noto libertino, non è che, diciamo, quando voleva sedurre la contessina appena sposata, non è che gli ha detto: "Ah, io sono un bravo ragazzo", eccetera. No, lui l'ha detto subito. Gli ha detto: "Le avranno parlato male di me. Bene, sappia che io sono ancora peggio di come mi hanno descritto." Quindi si è subito palesato e lei c'è cascata, perché c'è un meccanismo tale per cui se uno ti dice una cosa del genere, se uno dice una cosa del genere, molte donne pensano: vabbè, ma è stato onesto, allora vuol dire che cambierà, allora vuol dire che il mio amore lo farà cambiare, e quindi si nutrono di questa illusione. Intanto saluto, ringrazio Alice, non so come si chiama, Alea, Aleka. E allora iniziano, no, Argia, si iniziano a, diciamo, a pensare che ci possano essere dei margini di cambiamento, no? Ma è tutto un discorso che fai nella tua testa. In realtà lui non ti dà nessun segnale lui non ti dà nessun segnale di cambiamento, non ti dà nessun segnale di miglioramento, e sei tu che nella tua testa speri che le cose accadano. Questo fa innamorare molti uomini. Per catturare, diciamo, l'interesse di questo è facile, cioè basta
dirgli: guarda che mi fai cagare, gli uomini come te mi fanno schifo. Devi dirglielo subito, ma non dirgli mi fanno schifo per il tuo comportamento, devi dirgli non mi piace esteticamente, perché se tu gli dici non mi piace esteticamente, vai a colpirlo lì dove tutte le altre, diciamo, invece, dove tutte le altre invece pensano di essere vincenti, no? Quindi tu devi penalizzarlo proprio dove le altre lo gratificano. Le altre lo trovano bello, tu gli dici no, guarda, per me sei un cesso, io non potrei mai stare con uno così, non per i comportamenti, eccetera. Ecco, questo è il modo per interrompere lo schema. Poi, diciamo, ci sono altri uomini che ti sconsiglio di frequentare, che se ci resti invischiata, diciamo, le cose andranno male. Uno è l'avaro scroccone, perché un conto è se uno è avaro, non spende per i cazzi suoi, va bene. Ma ci sono anche donne, questo mutatis mutandis vale anche per uomini e donne, cioè le persone avare e scroccone, soprattutto quelle scroccone, no? Ci sono anche donne, ma anche uomini, che cercano di scroccare e scroccare qualunque cosa, ma anche nelle amicizie, ad esempio. Quindi levati dai coglioni subito gli avari e scrocconi, quelli che escono con te o le avare e scroccone per scroccarti la cena. Per scroccarti l'aperitivo, tu non devi offrire un Kaiser a nessuno. Cioè, allora, se tu inviti una donna, gli puoi offrire qualcosa, ma infatti, altrimenti non devi offrire un cazzo a nessuno, perché, ma l'uomo deve offrire, sto cazzo che l'uomo deve offrire, assolutamente, come la donna non deve offrire neanche. Cioè, un conto è se io ti invito a cena, guarda, vieni a cena, ti invito io, è ovvio che. Se tu inviti a cena una persona è normale che paghi, ma altrimenti attenzione agli scrocconi, attenzione agli scrocconi o alle scroccone, questo è fondamentale, bisogna stare veramente attenti perché questo tipo di persone devi levarti dai maroni, non ti daranno tanto nessun beneficio, non ti daranno tanto nessun vantaggio, quindi sono persone che devi levarti dalle palle. Quindi anche l'avaro scroccone. Allora, un'altra cosa è se uno ti invita a cena, dopo non può chiedere i conti separati. Questa è un'altra cosa importante. Se io invito qualcuno, sono predisposto. Se non invito, non offro niente a nessuno, perché anzi, se una persona mi invita, io non faccio neanche il gesto di pagare anche se una donna. Se una donna mi dice vieni a bere un caffè, mi aspetto che me lo offra lei il caffè. Perché oramai siamo nel 2022, non dobbiamo mai entrare diciamo, in queste dinamiche uomo-donna, l'uomo deve pagare, la donna non deve pagare. Paga chi invita. Normalmente, magari il primo appuntamento invita l'uomo e quindi magari è giusto che paghi l'uomo, ma solo in quelle circostanze lì. Altrimenti lasciate perdere gli avari scrocconi. Un altro tipo di uomo che deve essere assolutamente tolto dai maroni è quello, come si diceva una volta, lo sborone, no? Lo sborone, lo spaccone, che è quello che al primo, non so se avete visto i film di, come cavolo si chiama quello? Non Alberto Sordi, come si chiama quello che ha fatto Bianco, è Carlo Verdone, Carlo Verdone. Se avete visto il film di Carlo Verdone, ci sono, diciamo, tanti caricature di personaggi maschili. Andatevi a vedere questi film di Carlo Verdone, perché è molto importante. Ad esempio anche Fur, ma questo non è il caso di Fur, questo è il caso di quello che dice, oh, famo strano, lo spaccone, lo sborone. Al primo impatto, diciamo che può apparire affascinante, può apparire deciso, sicuro di sé, sfodera sorrisi seducenti, ha l'atteggiamento di chi pensa di piacere, e in effetti ad alcune donne piace, diciamo. Questo lo spaccone, diciamo che almeno nella fase iniziale fa un po' di love bombing, quindi a differenza dell'avaro. Tende a spendere, ma lo fa soltanto per portarti a letto, ovviamente, perché ha capito, e questa è la debolezza di molte donne,
che su alcune donne, per rimorchiarle senza sforzi, devi semplicemente tirare fuori il portafogli. Sembra strano, ma oggi nel 2022 ci sono delle donne che basta che tu tiri fuori il portafogli, fai vedere che sei uno che paga e sono disposto a dartela. Oppure tende a esibire l'auto costosa che magari ha preso a rate, tende a esibire abiti firmati che magari sono contraffatti, diciamo così, insomma, è abituato a rimorchiare. E tra l'altro questa strategia, diciamo, rientra anche nelle strategie di seduzione che insegno anche agli uomini in alcuni video. Ad esempio, per dire, se tu sei un maschio e vuoi accalappiare le donne che, senza spendere soldi, le donne che se la bevono, beh, dagli appuntamento nel super grand hotel della tua città. Dai appuntamento a questa donna e dici: no, io vengo da fuori, sono nella suite del mega Palace Hotel della tua città e dai appuntamento nella hall. Poi basta che lasci magari una mancia al ragazzo della reception, che gli dici che quando arriva questa di farti chiamare, e poi magari ti fa uno squillo sul cellulare, tu esci dal cesso, diciamo dove ti eri imboscato nel cesso, questa arriva e ti dice: ah sì, il signore nella suite imperiale, diciamo bla bla bla, e questo è un modo gratuito per abbindolare, no? Perché se lei, la donna in questo caso, vede che tu stai in un hotel che ne so da 3.000 euro a notte nella suite, pensa che sei ricco sfondato, poi ti inventi una scusa per andartela a trombare a casa sua dicendo che ne so che nell'hotel ti inventi qualcosa, insomma, che te la vai a trombare a casa sua e il giorno dopo sparisci completamente. Sparisci, non ti fai più vedere, lei andrà a cercarti all'hotel, perché, diciamo, perché intanto, come dire, tu lì non ci sei mai stato, quindi amen. Questa è una modalità utile per, diciamo, per sedurre, diciamo. Ecco, quindi, invece mettendosi dalla parte delle donne, state attenti agli spacconi, state attenti a quelli che esibiscono. Perché quelli che esibiscono sono normalmente morti di fame. Perché i veri ricchi non tendono a esibire. Il vero ricco non tende a esibire, diciamo, a esibire situazioni. Ma non si tratta poi di ingannare, si tratta di, come dire, se una donna vuole l'uomo ricco, tu ti fai vedere ricco, il problema è suo se te la dà, cioè mica è tuo, cioè. E te la dà tra l'altro senza che neanche tiri fuori il portafoglio, tra l'altro. Perché ci sono alcune donne che quando vedono un uomo ricco sono disposte a darla. E questo è il problema della donna. Però quindi se sei donna, mettendomi dalla parte delle donne, attenzione agli spacconi. Attenzione agli spacconi. Comunque se andate sui miei video YouTube vedrete diverse, diciamo, strategie per riconoscere le persone, vedrete diverse strategie, quindi iscrivetevi a tutti i miei canali YouTube, ovviamente è completamente gratuito, quindi anche voi se siete barbone, se siete morte di fame, potete comunque iscrivervi a tutti i miei canali YouTube, tanto è completamente gratuito.